compriamo cose su Wish. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oh, bravi. Bravi di essere tornati. Allora ragazzi, oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a vedere cosa ci consiglia Wish. Cioè vediamo se stanno delle cose trash, delle cose interessanti, o se hanno messo delle cose nuove dato questo nuovo anno. Quindi ragazzi, andiamo subitissimo a vedere cos'è che ci sta su Wish. Ma prima di iniziare ragazzi, ricordatevi, ovviamente ve lo dico tutte le volte, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando. Sì, dai. Quindi iniziamo subitissimo. Oh, allora apriamo Wish e vediamo cosa ci dice. Allora, i nostri articoli green, scopri ora, scopriamo questi articoli green, cos'è che ci dice. Allora, che ci sta? Ci stanno delle buste per mettere la frutta, che sta pure dal cinese, vabbè, e una telecamera, e che è sta roba? Una telecamera di sorveglianza solare. Se roba è questa, sono proprio curioso di vedere se funziona davvero, raga. Cioè, a vederla così pare figa. Scusa, fatemi capire. No batteri, Wish. Cioè, fammi capire. È solare, però ci mette le pile. Lo che cazzo è solare? Non sto capendo, raga. No batteria. Non sto capendo. Allora, perché servono le pile? Non lo so. Forse funziona anche con le funzioni sia con le pile che solare, probabilmente. Vabbè, andiamo avanti. Questa bellissima borsetta. Che diventa un portafoglio. Una borsetta pieghevole, tipo. No, non ci sia. Ma ecco raga, questo è quello che volevo trovare. Oh, questo volevo trovare io. Le pantofole per pulire casa, diciamo. Questo vanno bene sia per lo scopettone che se ti puoi mettere ai piedi. Oh, questa raga è fantastica. Ce ne stanno pure 12 pezzi per essere più trash ogni giorno, sempre di più. E quindi, e soprattutto marrone che per le cose, per il bagno, marrone per il bagno, diciamo. E poi lo metti sia allo scopettone sia ai piedi e fai doppia pulizia, diciamo, anzi tripla pulizia, diciamo. E invece di metterti coricata a pulire, semplicemente ci cammini per casa e pulisci. Ok, io no, voglio vedere la faccia di quelli che stanno a fare la foto, che stanno tutti a pulire. Vedi, questo qua ha cacato per terra e mo la madre l'ha messa a pulire. Questa invece sta guardando la scopa che si muove da la scopa che si muove da sola, che pulisce, o semplicemente sta appoggiata lì. E il padre invece è più intelligente, con l'aspirapolvere, cioè che col scopetto non c'entra un cazzo. Vabbè, e queste sono le pubblicità che ci piacciono, raga. Queste sono le pubblicità che ci piacciono. E poi Chief, almeno pure il Chief su Wish. No, sarà la cinesata sicuramente. Uno spazzolino da 17 euro. Uno spazzolino da 17 euro. E che è fatto con ossa di mammut? Uno spazzolino da 17 euro. Ma perché 17 euro? Uno spazzolino, vedi, non c'è solo questo. Spazzolino da denti Envy Natural, bambù, caro calzetore, western. Ma le setole sono fatte in adamantio, perché se no non si spiega. 17 euro uno spazzolino. Boh, vabbè. Queste sono le forchettine di legno. 17. Se fassato costo 17 euro. 17 euro delle forchettine che troviamo dal cinese a 3 euro.
Va bene, ok. Questo invece è un portavocado. Un portavocado che ce lo metti dentro. Vedi, tagli l'avocado, cioè tagli l'avocado. No, non tagli l'avocado, perché tagli l'avocado, ce lo metti dentro e rimane così bello fresco ed è lavabile. Io non credo che proprio funzioni proprio così, sinceramente, che se chiudi un avocado in una scatola non diventi nero. Non credo. Vabbè, andiamo avanti. Questa è la borsa tipo quella che abbiamo visto prima, che si richiude. No, questa non si richiude. No, questa non si richiude. Questa qua. Queste sono le posate da viaggio. Questa invece è il la... oh, questo invece è il latte con la cacata di pecora dentro. Perché non. Fufu. Barattoli di vetro per bere tazza da tè in vetro. Da tè in vetro. Barattoli di vetro per bere tazza per bere tazza. Barattoli in vetro per bere tazza per bere. La punteggiatura, porca puttana! La punteggiatura. Vabbè, mo capito, sì, comunque sto sti barattoli con la cannuccia in vetro che è riutilizzabile. Vabbè, la punteggiatura è un optional, la punteggiatura, perché sennò non si capisce niente che cazzo stai a leggere. E questa invece che è? Questa è una bustina per mettere roba da bustina. Ah, la busta, vedi, col coso salva freschezza, diciamo. E questo invece che cos'è? Invece questo è interessante, raga. Questo è Solar Charger. Chissà se funziona davvero. Tu lo metti così dietro o alla spalla, per chi va a fare trekking, e se lo mette così e si carica il telefono. Questa è una cosa interessante. 26 euro, un prezzo normale, fattibile, dai, ci sta. Vediamo le cose trash, tipo le babbucce di prima che pulisci per casa. Questa invece che è una torcia. Questo fa tutto, fa torcia, micro USB, charger, tutto coso, tutto lui fa. E che fa qua? Vediamo la torcia. E tutto il fatto, ho pure la doccia. Perché la doccia? La doccia? Ma non è una. No, raga, ma questa che roba. No, questa è una lampadina. Questa è una lampadina. Pareva il coso dalla doccia, pareva. Ma vabbè. E questo invece è il pan. È la. Cakely. Panda Cakely. Che roba è questa? The Cakey Panda. Cioè. Il profumo. Ah, la carta igienica al profumo di bambù. Questo sembra il solito spazzolino da 17 euro. Questa nuova, vabbè, latte con la cacata di pecora. E questa è la cosa per fare il silicone. Cioè, no, la cosa di silicone per cucinare il pollo dentro, diciamo. E vabbè. Andiamo invece nella sezione abbigliamento. Abbigliamento sportivo. Abbigliamento sportivo, vediamo che ci sta. Sneaker da donna, sneaker da uomo. Oh, proprio le tre scialle tamarrate che ci sta. Oh, vedete. Beh, andare di sera con questo outlet, diciamo. E ci sta pure la modella che dice: ah, guardate quanto sono figa. Voi non riceverete una cosa così. E no, non riceveranno una cosa così. Ma vediamo i commenti piuttosto. Vediamo. Molto caro, vedi, i commenti sono positivi, i commenti, dai, secondo me sono positivi di sta cosa. Vedi, cosa ha messo pure le foto che gli sono arrivate. E vabbè, ci sta, questa è ha fatto persino il video, ha fatto, mi pare una tenda visto così, però cioè vabbè. Ci sta, raga, ci sta. Ok, andiamo avanti. Oh, vedi, ste mutande così belle, proprio di pizzo fatte così, diciamo. Ci piacciono, e vedete, il culo non è compreso nelle mutande, ragazzi. Se ce l'avete bene, se no, va attaccate a quello che c'avete, insomma. E questa è la mascherina per andare nei posti così a un diciamo.
la mascherina così di pizzo e vabbè, questo che fa questo? Vediamo, questo, oh, questa è un'altra cosa. 5 nuove, 5 colori nuove, donne, pigiama, in pizza. Ma la punteggia, la punteggiatura, zio, ma che cazzo è? Vabbè, però molto, molto seschi, diciamo, molto seschi. Ma vediamo i commenti della gente, vediamo i commenti della gente, cosa dice? Cosa dice la gente? Oh, raga, questa si è fatta addirittura la foto addosso. Mi però, che tettone ha questa che se l'è comprata. Brava, complimenti, ci piace. È stato utile? Sì, è stato utile. E questa invece che cos'è? Questa se l'è provata pure lei, se l'è provata. Un po' sto foto un po' sembra che sta un po' sciolta così, diciamo, un po' cosata. Però ci sta, ti sta bene, è stato utile. Sì, ci è stato utile per fare questo video, ci è stato utile. Andiamo avanti, andiamo a questa, vediamo questa. Oh, questa diventa Clarius McKillen, Clarius McKillen, questa è tipo americana. That's suspender, strap need perfect, è perfect, è giusto, ci piace, ci piace. Ci è stato utile, ci è stato utile. Madonna, che tettone! E che ma. Raga, stiamo sfociando in un video che non doveva essere quello che è, però questa persa la taglia XL e chiudiamo così con sta tettona Anna Marie Bourassa, Anna Marie Bourassa, la tettona che ci ha provato la lingerie sexy, è stato utile, molto utile. Vabbè, e quindi la gente qua, c'è gente che se prova cose, diciamo, beh, ma perché, cioè, è colpa mia che sono andata a vedere sta roba così, e questa si sta grattando addirittura i tarzanelli, questa c'aveva i tarzanelli sotto e si sta grattando, in quel momento il fotografo gli ha fatto la foto e quindi è rimasta così la foto col gratto del tarzanello, diciamo. E sì, tutte così sono. Si stanno tutte a grattare il Tarzan. Secondo me è tipo un photoshoppata col colore. Ultimi commenti. Non credo che qua gente se lo sia provato. Sia foto con quello che se lo si è provato. Ma vediamo. Ormai mo ci sto a pia gusto. Ma e niente. Le foto così. Questa più che altro. Questa sembra più la mutanda da nonna, diciamo. Però vabbè. E nella foto non è che rende tanto, diciamo, nelle foto così non è che rendono tanto, però va bene ragazzi, va bene. Boh ragazzi, se comprate anche voi cose su Wish, scrivetelo qua sotto nei commenti e scrivete l'ultima cosa che avete comprato da Wish. Noi invece ragazzi ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando raga, iscrivetevi al canale, ciao cari!